Stanotte, oltre 50 militari della compagnia Carabinieri di Giara, supportati dal nucleo cinofili Nicolosi e dall'aliquota di pronto intervento del nucleo dei mobili di Catania, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cattolica in carcere nei confronti di quattro soggetti ritenuti organizzatori e promotori di un'associazione delinquente finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine, condotta dal settembre 2019 all'agosto 2021 sotto la direzione della DDA Etnea, ha consentito altresì di individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente sia a Giarre sia a Catania, nel quartiere San Giovanni a Galerno, e di individuare altri circa 20 soggetti che a vario titolo, soprattutto come pusher, operavano per conto della predetta associazione criminale. E nei cui confronti, nei giorni seguenti, si procederà alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Nel corso dell'attività di indagine sono stati recuperati oltre 350 grammi di cocaina, oltre 1 chilo di marijuana, 1.000 euro in contanti, arrestati ben 10 pusher.